Ma il semaglutide è veramente un farmaco così miracoloso? A sentire l'opinione di medici, di ricercatori e delle persone che l'hanno provato, sì. Quali sono i suoi effetti benefici? Può veramente aiutare a contrastare l'obesità? Ma soprattutto, quali sono i rischi e le controindicazioni? In questo video cercheremo di chiarire tutti i punti e nello specifico lo divideremo in tre parti. Nella prima parte vedremo in maniera molto semplice come funziona il farmaco, nella seconda vedremo tutti quelli che sono i benefici diretti e indiretti e nella terza vedremo i contro. Prima di iniziare però ragazzi ricordatevi di iscrivervi al canale, è soltanto un click qui sul pulsante iscrizione ma noi date veramente una mano incredibile. Andiamo al dunque. Il semaglutide è un agonista recettoriale di un ormone peptidico che si chiama GLP-1. Cosa vuol dire un agonista recettoriale? Vuol dire che il semaglutide è strutturalmente simile a questo GLP-1 e quindi va a legarsi ai suoi recettori e sostanzialmente ne va a mimare gli effetti. Quindi per capire come agisce il semaglutide dobbiamo capire questo GLP-1 che cos'è e cosa fa nel nostro corpo. Si tratta di un peptide rilasciato dalle cellule L dell'intestino tenue durante il processo di digestione. Quindi quando iniziamo a digerire e arriva cibo nello stomaco, queste cellule L vanno a rilasciare questo GLP-1 che esercita diversi effetti. In primis stimola il pancreas a rilasciare insulina e questo in maniera dipendente dai livelli di glucosio ematici, quindi del sangue. Questo perché? Perché logicamente sta arrivando del cibo e quindi c'è una segnalazione a livello pancreatico che serve insulina per poter gestire i carboidrati che arrivano e quindi l'elevazione del glucosio a livello ematico. E di insulina abbiamo parlato in un video abbastanza di recente, quindi nel caso va alla riprendere per chiarire un po' questi processi. Insieme alla stimolazione della secrezione di insulina va anche a inibire la secrezione di glucagone. Il glucagone è un ormone controinsulare, quindi ha un'azione contraria all'insulina, ossia va a stimolare il fegato a rilasciare il suo glicogeno nel torrente ematico, quindi ad aumentare la glicemia. Ecco, quindi se io da una parte stimolo l'insulina per abbassare la glicemia, dall'altra inibisco il glucagone proprio per evitare che ci sia un aumento della glicemia. Tutto torna. Il GLP-1 va poi ad esercitare un effetto sui tempi di svuotamento del tratto gastrointestinale, ossia rallenta la digestione. Questo anche è abbastanza intuibile. Stiamo digerendo, si assicura di far sì che tutto il cibo che stiamo assumendo venga assorbito nella maniera più efficace possibile. Quindi tutti i meccanismi meccanici di contrazione del tratto gastrointestinale vanno a rallentare per assicurarci una buona digestione. E l'altro effetto del GLP-1 avviene a livello del sistema nervoso centrale, in particolare dell'ipotalamo, dove vengono stimolate tutte quelle sensazioni di sazietà. Quindi il GLP-1 ha questo ruolo interessante da un punto di vista digestivo, ossia quando mangiamo arriva cibo, lui dice perfetto, produciamo insulina per gestire bene questo cibo e abbassare la glicemia che si eleverà. Inibiamo la produzione di glucagone, poi rallentiamo lo svuotamento gastrointestinale per permettere di assorbire tutto quanto al meglio, ma soprattutto per rallentare il picco glicemico, quindi rallentare l'immissione dei carboidrati nel torrente ematico e al tempo stesso diciamo al cervello guarda qua c'è cibo, sentiti sazio, quindi stiamo mangiando, torre di controllo, è tutto a posto. Questo è più o meno il concetto. Iniziamo quindi a capire perché il semaglutide, andando a mimare gli effetti del GLP-1, è stato inizialmente commercializzato come farmaco per il diabete, perché ha un importante ruolo nel controllo della glicemia, ossia stimolo l'insulina per abbassare la glicemia postprandiale ma in generale della giornata e soprattutto rallentando l'immissione del cibo nel torrente ematico porta a diminuire il picco glicemico dopo il pasto e conseguentemente a non avere dei forti picchi insulinici, migliorando quello che è il controllo glicemico e conseguentemente la sensibilità del tessuto all'insulina. Però a un certo punto si è realizzato che i soggetti che utilizzavano lo Ozempic, che è il nome del farmaco del semaglutide commercializzato per il controllo del diabete, ecco, stavano dimagrendo e dimagrivano tanto in maniera importante. E quindi l'idea è stata quella di ricommercializzare, sempre la stessa molecola, sotto il nome di Wegovy come farmaco per il controllo dell'obesità. Ricordiamo che un farmaco quando viene commercializzato per uno scopo specifico, cioè può essere prescritto solo per quello scopo. Infatti tutto l'altro utilizzo si definisce utilizzo off-label, un utilizzo che non è per lo scopo per cui è stato pensato. Nel momento in cui voglio permettere ai medici di prescrivere lo stesso farmaco per un altro scopo, dovrò
di commercializzarlo. Però di base il Wegovy e lo Ozempic sono sempre semaglutide. In altra parentesi, ci sono tanti farmaci sui generis che agiscono in maniera simile, sono delle combinazioni di altre molecole che però sfruttano gli stessi sistemi del semaglutide. Ok, chiusa parentesi, arriviamo alla seconda parte. Quali sono i benefici? Dobbiamo distinguere i benefici del semaglutide tra benefici diretti, quindi quello che il farmaco fa in maniera diretta, e benefici indiretti, ossia tutti quei benefici che non derivano tanto dall'azione del farmaco quanto dai primi benefici, in particolare dal fatto che la persona sta dimagrendo e probabilmente mangia molto meno. Ecco, ci saranno dei benefici che derivano proprio da questo comportamento. Un primo beneficio diretto è il controllo della glicemia. Abbiamo visto che ha un effetto di stimolazione dell'insulina, un effetto di inibizione del glucagone, quindi generalmente i tessuti saranno meno esposti al glucosio, e sappiamo che la costante esposizione al glucosio è quello che fa diminuire la sensibilità all'azione dell'insulina. Quindi il controllo della glicemia è un beneficio diretto del farmaco, ma anche indiretto, come vedremo, perché alla fine la persona mangia meno, che è la prima cosa che bisogna fare quando si ha una situazione di resistenza insulinica. Tra i benefici diretti abbiamo anche un'azione di protezione a livello cardiovascolare. Infatti, come leggiamo in questo studio, il semaglutide esercita delle funzioni di protezione endoteliare, riduce l'infiammazione vascolare e la modulazione della funzione cardiaca. Questi effetti non dipendono soltanto dalla perdita di peso, quindi ci sono anche degli effetti in questo senso ovviamente indiretti, ma sembrano essere direttamente esercitati dall'azione del farmaco. Ci sono alcuni studi che individuano dei benefici a livello renale, in particolare la riduzione di fenomeni di nefropatia diabetica, e poi logicamente ci sono degli effetti a livello del sistema nervoso centrale, perché come detto ci sono nel nostro cervello dei recettori del GLP-1 a cui il semaglutide arriva superando la barriera ematoencefalica e facendoci sentire più sazi, quindi va a ridurre l'appetito. Ovviamente da questi benefici ne derivano anche dei benefici indiretti, che sono un miglioramento del comportamento alimentare, una perdita di peso che si riflette su riduzione della pressione ematica, miglioramento della sensibilità insulinica, riduzione dei diversi marker di infiammazione e un miglioramento della funzionalità epatica, quindi del fegato. E poi a cascata tutti gli effetti che abbiamo dal perdere peso, quindi una persona che è in sovrappeso andando a dimagrire sappiamo che ha benefici che, insomma, non stiamo qua a dirli perché sono veramente infiniti, però il semaglutide logicamente ha questa conseguenza a livello di benefici indiretti. Tra parentesi, interessante, si stanno conducendo degli studi perché sembra che il semaglutide possa avere, probabilmente per degli effetti combinati diretti e indiretti, anche una funzione a livello di protezione dal declino neurocognitivo, quindi sostanzialmente migliora la neurocognizione, ha dei benefici a livello neurologico. Ora, perfetto, questi sono i benefici un po' buttati là, però all'atto pratico questo semaglutide che cosa ci porta a fare? Cosa fa? Beh, nello specifico l'abbiamo visto, è come se producessimo tantissimo GLP-1. All'atto pratico quello che ci fa fare è che sentiamo meno fame, cioè non abbiamo tanto appetito in generale. Non abbiamo quella sensazione del dover mangiare sempre, non ricerchiamo tanto il cibo, ma soprattutto il rallentamento della muscolatura a livello gastrointestinale, quindi della digestione, ci porta a sentirci tanto tanto sazi. Quindi quello che testimoniano le persone che lo utilizzano è che non pensano tanto al cibo, se non si ricordassero di mangiare molto spesso non mangerebbero tutto il giorno addirittura, e che anche se alcune volte hanno fame, perché logicamente ci sono dei meccanismi di feedback che ci fanno percepire la fame, in particolare la glicemia, che vuoi caso tende a essere bassa in un soggetto che utilizza semaglutide. Però appena iniziano a mangiare e mangiano un pochetto, subito si sentono sazi, proprio perché se mangio qualcosina il tratto gastrointestinale va molto molto lento e quindi questo stimola ulteriormente la sazietà. Ed è questo il motivo fondamentalmente per cui la gente dimagrisce, che mangia tanto tanto di meno, ma proprio tanto, al punto che alcuni contro che adesso vedremo sembrano essere correlati proprio a una perdita troppo veloce del peso corporeo. E arriviamo quindi alla terza parte, i contro del semaglutide. Ora, ci sono alcuni contro che sono degli effetti collaterali in realtà molto comuni, ossia la persona tende a patire molta nausea, si sente nauseata soprattutto all'inizio del trattamento, si ha vomito e si hanno scombussolamenti e stress a livello gastrointestinale, quindi ci si sente logicamente sempre gonfi, un po' come se si avesse fatto sempre il cenone di Natale, ok? Anche se mangio una fettina di pollo mi sento distrutto, come se ho mangiato, come se avessi fatto
indigestione, e questo può portare anche a andare male in bagno, quindi stipsi, piuttosto che, molto comune, diarrea. Si è visto esserci poi, per pazienti con obesità, anche un aumento del rischio cardiovascolare, è un qualcosa che si va ad indagare, che però è controbilanciato dal fatto che soggetti obesi, perdendo tanto peso, avranno dei benefici cardioprotettivi, come abbiamo detto. Ci sono poi dei casi di pancreatite che, di nuovo, non si capisce se sono stimolati direttamente dal farmaco o dalla perdita di peso molto repentina. Questo è molto difficile da capire in questa fase, in questo momento storico. Però perdere tantissimo peso in poco tempo non è un qualcosa che fa bene, e il semaglutide ti porta a farlo. Che ci conduce poi agli altri contro, che sono delle considerazioni personali, ossia l'effetto di dipendenza che si può avere dal farmaco. Ora cerchiamo di capire che è un farmaco che è stato messo nel commercio per trattare l'obesità, quindi non per perdere i chili in eccesso o qualche chiletto per prepararci alla prova costume, ma perché è un soggetto obeso che è a rischio di vita e che sta rischiando la propria vita in qualsiasi momento perché ha un livello di grasso corporeo esagerato. Ecco, in questo caso non mi interessano tutti questi diversi side, il gioco vale la candela, quindi questa persona la devo far scendere di peso il più velocemente possibile, e qua agisce il semaglutide, ed è un farmaco che dovrebbe assumersi nel lungo periodo, anche tutta la vita. E il problema è proprio nel momento in cui la persona eventualmente vuole staccare l'utilizzo del farmaco. Perché questo? Perché il GLP-1 non è l'unico meccanismo di regolazione dell'appetito e della sazietà. In particolare è uno di tutti i sistemi che ha il nostro corpo che appartengono a quella che viene definita la satiety cascade, la cascata della sazietà, si può dire più o meno. Per citarne un altro, un ormone che agisce in questo senso è la grelina, nonché i livelli di leptina. Nel caso in cui io scendo di peso, e quindi la mia body fat, la percentuale di grasso corporeo, scende velocemente, avrò una diminuzione della produzione di leptina, che viene prodotta a livello dell'adipocita, quindi del tessuto grasso, e che tende a stimolare la sazietà, quindi avendone meno già mi sento più appetito, ma anche al tempo stesso un aumento della produzione di grelina, che ha un effetto opposto, sia quello che mi fa a percepire fame. Quindi quello che possiamo immaginare è che se anche il semaglutide va a legarsi ai recettori del GLP-1, la grelina si lega ai suoi recettori. Nel momento in cui tolgo il semaglutide, quindi i livelli sostanzialmente di blocco recettoriale del GLP-1 vanno a diminuire, la saturazione recettoriale, la grelina sta tutta là sui suoi recettori, quindi sentirò tantissima fame. Perché immagina che il nostro corpo stava con gli occhi attappati, così non vedeva niente, dice non so che succede, si è stappato gli occhi e dice porca, ma così magro questo IVF, no, c'è qualcosa che non va, devo riprendere peso, e quindi la grelina va là che spinge, così come tutti i sistemi di regolazione dell'appetito. Questa è una cosa che ancora non si sperimenta perché è un farmaco che si sta iniziando a utilizzare adesso, non ci sono tante persone che lo stanno staccando e che possono testimoniare, ma possiamo prevedere un forte effetto di rebound dell'appetito che porta inevitabilmente anche a una situazione di dipendenza psicologica dal farmaco. Cioè ho paura di staccare il semaglutide perché ho paura di tornare a pesare di più, ho paura di avere tanta fame, di mangiare di più, e questo sicuramente è un contro che dobbiamo considerare, che è anche un mio invito a ricordarvi che di nuovo è un farmaco che serve per trattare l'obesità, perché questi side effect nel caso dell'obesità vanno anche bene, ma se devo perdere quei pochi chili o preparare una gara sicuramente mi troverò in una situazione un po' del cavolo, perché se l'obeso torna a BF fisiologiche, allora in questo caso tutto quello che appartiene alla satiety cascade è ben regolato. Ma se un soggetto con una BF fisiologica scende a BF sotto fisiologiche, ossia utilizzo il semaglutide off label o lo rimedio in qualche modo o il medico è mio amico e vado a tirarmi con la tartaruga al mare perché voglio essere proprio squartato, nel momento in cui si stacca ci sarà un rebound molto aggressivo. Tutti quanti conosciamo il rebound dopo una gara di bodybuilding, questo potenzialmente è ancora più aggressivo, quindi sicuramente è un qualcosa su cui non vale la pena investire. Ecco, in questi casi un po' più blandi in cui voglio regolare il mio appetito, bloccarlo in qualche modo, ci sono le altre molecole un po' più blande che posso utilizzare, ma che sono comunque efficaci. E questo ci porta a introdurre lo sponsor di questo video, che è l'Appetite Control della Tsunami Nutrition, uno stack di molecole che hanno proprio questa funzione di bloccare l'appetito, farci sentire un po' più sazi.
diversi, che sicuramente non ci danno una mano così come il secanoglide, non sono così aggressive, ma possono contribuire a darci una mano concreta in una fase di dimagrimento, di nuovo quando vogliamo raggiungere le BF sottofisiologiche o vogliamo quell'aiuto in più senza dover o poter ricorrere al farmaco. Qua sotto in descrizione trovate il link per andarlo ad acquistare con prezzo in offerta e utilizzando il nostro codice sconto RHINO15 avrete un ulteriore 15% all'acquisto, nonché ci darete una mano a supportare questo progetto. Quindi come al solito, due piccioni con una fava. Detto questo, per il semaglutide bene o male tutto, spero di aver chiarito tutti i dubbi. Vi ricordo che è un farmaco che deve essere prescritto dal medico, quindi bisogna sentire il medico nel caso in cui vi passi per la mente di utilizzarlo. Per favore vi chiedo di non scrivermi su direct o in privato come andarlo a utilizzare, come andarlo a prendere, perché non è il mio ruolo. Ho fatto un video su Instagram in cui ne ho parlato e sono stato bombardato di persone che chiedevano come utilizzarlo, dove prenderlo, dove reperirlo. Ragazzi, non è questo il mio ruolo, dovete andare dal medico di base e chiedere a lui se può essere prescritto, se questa è la circostanza. Questo video, come al solito, ha uno scopo semplicemente divulgativo. Proprio per questo non ho parlato del dosaggio, del modo di utilizzo, eccetera, eccetera. Sono cose che competono al medico che ve lo prescriverà. Mia considerazione personale, è un farmaco che veramente potrà essere un punto di svolta, ma come sempre deve essere utilizzato nel modo più appropriato. Qua sotto per qualsiasi domanda, e detto questo, noi ci vediamo al prossimo video.